quanto pare questa qui è morta davanti a tutti. E adesso chiameranno la polizia. Pazienza, pazienza. Ma questa è tornata qui a mangiare? Oh, bimba, ti sei accorta di qualcosa? No, tipo c'è un cadavere qui, non ci hai fatto caso? Vabbè, se non ci fai caso. A questo però ci hai fatto caso, eh. A questo ci hai fatto caso, mannaggia, mannaggia. Toh, te la butto addosso. Tiè, divertiti. Cari amici, benvenuti all'inizio della quarta settimana. Le prime tre rivali sono state fatte fuori in maniere poco canoniche, ma sono comunque riuscita a non farmi sgamare dalla polizia. La prima rivale ha un fidanzato, la seconda è bruciata viva, la terza l'ho affogata con la testa nell'acqua del water. E adesso è il momento di far conoscenza per la prima volta con la quarta rivale, così da sperimentare anche con lei per poi scoprire qual è il metodo migliore per liberarsene. Il mio senpai è perfetto in ogni suo aspetto. Smart, è intelligente, talented, talentuoso, handsome, bellissimo, mi ricorda qualcuno. Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, perfetto, controllato, testa, amore, talentoso, pari. Perciò non dovrei essere sorpresa del fatto che un'altra ragazza si sia innamorata di lui. This one is an aspiring. Questa athlete. È un'aspirante atleta, in Camp, forma, abbronzata, con gli addominali a vista. Boys go crazy for that type of girl. I ragazzi impazziscono per questo tipo di ragazza, no? Ryoba, i ragazzi non impazziscono per qualunque tipo di ragazza. Ognuno ha i suoi gusti però, sappilo. Magari a senpai non piacciono tutte, ma in realtà sì, a senpai piacciono tutte. She worries me. I'll need to take her out quickly. Questa ragazza mi preoccupa. Dovevo liberarmi di lei molto velocemente. She seems to be encouraging my senpai to adopt her lifestyle choices. Sembra che voglia incoraggiare il mio senpai ad adottare il suo stile di vita. Eat healthy, mangiare sano, fare esercizio, non fumare, non bere. Of course, all of these are respectable decisions. Certo, sono tutte decisioni degne di rispetto. But she's actually putting her health in grave danger. Ma in questo periodo sta mettendo a grave rischio la sua salute. By getting between me, perché si sta mettendo tra me e l'uomo che amo. Ho sentito dire che lei ogni giorno prepara un pranzo speciale nella stanza di economia domestica. A healthy, nutritious meal, packed full of un pasto sano e nutriente, pieno di vitamine e minerali. Ho già capito dove vuole andare a parare Ayano, ho già capito. She chokes on it. Spero che ci affoghi con quella roba. Qualcosa mi dice che devo avvelenarglielo. Il bento. Capisco. Molto interessante. Benissimo, ho un veleno letale appena comprato dalla mafia che posso portarmi a scuola. Sarà un piacere drogare la nostra rivale. Oh, eccola qua la rivale. Oh, senpai, piacere di vederti. Oh, anch'io sono contento di vederti. Ti voglio ancora convincere che il cibo sano può avere un ottimo sapore. Perciò ti ho preparato un pranzo. Sì, la sappiamo la cosa. Ogni lunedì una ragazza deve preparare un pranzo per senpai perché altrimenti non resiste. Qui abbiamo già due rivali che sono state eliminate in maniere poco consone. Sarebbe un vero peccato se anche a lei capitasse la stessa cosa, non credete? In realtà adesso, cara la mia Sumiko, si pone un piccolo dilemma. Mi sono portata da casa il veleno mortale, ma se lei morisse davanti ad altre persone, la polizia potrebbe arrivare e io potrei avere problemi. Forse mi conviene metterle nel pasto dell'emetico, così gli altri penseranno soltanto che si è sentita male e poi potrò annegarla dentro il gabinetto delle ragazze. Comunque l'eliminazione canon prevede che io la elimini con l'avvelenamento mortale. Nel dubbio comunque mi faccio un lockpick e vado a rubare l'emetico dal club di giardinaggio, poi deciderò che cosa fare più tardi, ecco. La nostra rivale si è appena cambiata i vestiti e se ne va in giro tutta felice e contenta con i suoi bei pantaloncini blu. Adesso il club degli sport è al completo e sarebbe un vero peccato se tornassero a essere in cinque. Ecco qua, al momento la nostra rivale è qui che corre, ma io sono ancora più veloce di lei. Tiè! Come pensi di acchiappare senpai se ti fai battere da me che non faccio neanche parte del club degli sport? Dai, andiamo, partiamo allo stesso punto. Dai, 3, 2, 1 e via! Ha! Guarda come ti batto, guarda come ti batto, non c'è proprio gara fra me e te. Ok, lasciamo pure che questa signorina si metta a correre tranquilla per i fatti suoi, che io intanto ho un po' di legami sociali da stringere. In particolare mi conviene fare amicizia con i Rainbow Boys. Ed ecco fatto, sono amica di tutti quanti. Dopodiché, in realtà, se io volessi avvelenare questa tipa con un veleno mortale, dovevo fare amicizia anche con tutti i ragazzi del club degli sport, perché poi a un certo punto dovevo allontanarli dalla zona in cui mangia lei, perché lei mangia con il suo club. Ecco. Guardate come sta correndo a lezione perché ha paura di essere in ritardo, mannaggia a lei. Ecco qua la nostra rivale che sta andando a preparare il suo pasto sano e nutriente e presto arriveranno anche i Rainbow Boys.
teoricamente io potrei allontanare la rivale ridacchiando qui. Lei si disterrebbe e io potrei infilare qualcosa nel suo bento, ma per il momento non lo farò perché preferisco farlo domani, quando ho fatto amicizia con tutti i ragazzi del club degli sport. Ecco, infatti questi ragazzi si mettono a sedere proprio qui su questa panchina e mi conviene fare in modo che domani si levino di mezzo prima che lei mangi la sua roba avvelenata. Perciò prendiamo la missione di tutti e accontentiamoli. Ecco fatto, tutto il club degli sport al completo, eccetto la rivale, è diventato mio amico. Perciò tu, donna con i capelli viola, goditi il tuo ultimo pasto in pace. Ok, andiamo a lezione che è meglio. Ok, è arrivato il giovedì. Nel caso in cui voi non siate pronti per eliminare questa rivale di lunedì, dovete aspettare per forza il giovedì successivo, perché il martedì lei non mangia per leggere il libro di Senpai. E il mercoledì lei comunque non mangia perché deve dare un regalo a Senpai. Quindi se non la uccidete di lunedì, si va a giovedì come ho fatto io, ma intanto avete il tempo di fare amicizia con tutti gli studenti che vi servono. Mi raccomando, utilizzate il veleno della Yakuza in maniera accorta, cioè soltanto per questa rivale, perché dopo questo veleno potreste non poterne acquistare più. E adesso andiamo a scuola e speriamo che sia la volta buona. Ecco qui la stanza di economia domestica, dove la nostra rivale finalmente si sta preparando il pranzo. Però c'è un po' troppa gente nei paraggi, quindi per favore tu levati di mezzo, perché mi serve un po' di spazio per fare le mie cose. Distraiamola ridendo qui dietro. E mentre lei non guarda, mettiamo il veleno. No, chi è che sta guardando? Vattene via anche tu. Ecco, andate via tutti per favore. Perfetto, brava, brava, brava. Bravissima Ryoba, hai speziato tutto. E adesso andiamo a liberarci anche degli altri ragazzi, quelli del club della palestra. Ok, ok, se ne stanno andando. Spero che non tornino troppo presto per il momento. Quando arriva la rivale? Quando mangia la sua schifezza? Ecco, ho scacciato anche il suo spasimante che era qui a rompere. Vai bimba, mangia da sola prima che arrivi qualcuno che ti devo nascondere. Sbrigati, sbrigati, ti prego, muoviti a mangiare il tuo schifo. Ecco, brava, bravissima. Bravissima, non ho i sacchetti dell'umido, per stavolta me li sono scordati. Pazienza. Dai piccina, che poi ti ripigli, tranquilla. Anzi no, non si riprenderà mai. Muori, muori gentilmente. Oh, dai che abbiamo fretta qui. Dai che abbiamo fretta, ti devo nascondere. Ok, questo mi sembra un ottimo posto per nasconderla. E adesso andiamo a prendere il sacchetto dell'umido. Mamma mia che fatica, mi sa che più si va avanti più peggiorano queste rivali. Oh piccini, questi sono ancora qui che cucinano. Non si sono accorti di niente. Ecco fatto, l'abbiamo impacchettata. Adesso possiamo anche cercare di portarla nell'inceneritore. Addio ragazza con i capelli viola, è stato un onore avere a che fare con te. E che fastidio aspettare il giovedì. Addio, è stato fantastico premere quel pulsante, molto più che conoscerti, sappilo. Ah, questo fumo nero che indica un'altra mia vittoria e un altro passo in più verso Senpai. Eh sì, ragazzi, siamo già alla quarta rivale eliminata. Povere piccole rivali, si è salvata soltanto Kaguya, buon per lei. C'è uno zainetto tutto solo qui, ma poverino. E adesso che la mia rivale non è più una minaccia, me ne posso anche andare a lezione tranquilla. E quindi, ragazzi, questo era il metodo canonico per liberarsi di Sumiko, la quarta rivale, la ragazza tanto brava in educazione fisica e tanto fissata con l'alimentazione. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se questa rivale vi è stata simpatica. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento. Grazie a tutti, alla prossima con il magico mondo di questa schifosa di Ryoba che ammazza la gente e non gli frega nulla di ammazzarla. E Kira Eterna Love, ciao! E ditemi anche un'altra cosa, ma secondo voi questo tizio che se ne sta qui a scrutare dentro la scuola in attesa di cogliere qualcuno a me in atteggiamenti sospetti non è un pochino strano? Voglio dire, sembra veramente un maniaco che osserva gli studenti? Non lo so, tutto questo è un pochino inquietante, anche se sappiamo benissimo che ha ragione lui. Ciao ciao!